Eccole qua, le arzelle fortemarmine. Queste le ho pescate io ieri. L'acqua era pulita, l'ho lasciata spurgare in acqua di mare pulita e guardate cosa hanno tirato fuori. Guarda, guarda se sono vive, guarda, c'è il cornino. Poi abbiamo prezzemolo, timo e uno spicchio d'aglio. Sono poche le arzelle, ma servono solamente per fare il piatto a Vittoria, gli spaghetti con le arzelle, che è uno dei suoi piatti preferiti. La situazione non è delle più semplici, ma siamo alla casa al mare, quindi bisogna organizzarsi con quello che abbiamo. Allora, il padellino è già sul fuoco, l'acqua è già sul fuoco, io sono in costume e va bene così. Olio. Un ramo di prezzemolo messo per intero. Un ramo di timo messo per intero. Uno spicchio d'aglio schiacciato e a qua andiamo a levare la buccia. C'è anche diviso in due. Mettiamo un goccino in più d'olio perché questo lì era non versa niente. Ecco fatto. Fuoco troppo alto, abbassa il fuoco. Ora facciamo prendere un bel sapore all'olio. Si fa come abbiamo visto, inchino la padella perché l'olio assorba proprio tutto. Allora, è per mia figlia, per Vittoria, c'ha 4 anni, quindi se vede un pochino di verde del del prezzemolo, un pochino di verde del timo, non. E faccio così, ci metto il rametto intero, così poi lo levo, l'olio assorbe un buon sapore. Ci siamo. A questo punto rialzo il fuoco, ho scolato le mie arzelline pescate a mano, perché Vittorio si diverte a farmele pescare a mano. Dentro. Si scoppiettano. Adesso prendo un bel coperchio, tappo, così fa da camera di cottura e le arcelle si aprono. Poi che cosa faccio? Un goccio di vino buono. Pronto? A sfumare. Eccolo qua. Guarda che la fiammata, guarda com'è bella. Com'è bella pirotecnica. Bene? Tengo. Le arzelle si sono già aperte, tutte. Sono pronte. Non si fa altro. Adesso butto la pasta. E gioco. 7 minuti di cottura gli spaghettini sono pronti. Mia figlia ha fame, sentite il casino che fa. Scolo. Oh, nel frattempo, siccome sono un padre affettuoso e premuroso, che ho fatto? Ho sgusciato e tritato tutte le arzelline. Ho messo dentro anche mezza boccettina di limone. Ora si saltano. Mi sono lasciato da parte un pochino d'acqua di cottura. Vittoria, fame? Eviterò di metterci una gelata di pepe. Però gli spaghettini con le arzelle sono pronti.